Raqqa, in Siria, le ultime immagini nelle quali appare padre Paolo Dall'Oglio. È il 27 luglio del 2013, viene accolto dagli attivisti antiregime. Arrivato nella speranza di trattare per il rilascio di alcuni rapiti da parte di gruppi islamisti, due giorni dopo scompare. Rapito, venduto, forse subito ucciso, per anni le notizie sulla sua sorte sono state tante, tutte difficili da verificare. Per tutti è a Buna Paolo, da oltre 30 anni la Siria è la sua casa, ma nel 2012 per le posizioni prese contro il regime di Damasco, nella gestione di una crisi presto trasformatasi in conflitto, viene espulso dal paese. La Siria è il ring dei conflitti regionali, mediterranei e globali, tra interessi geostrategici ex sovietici e interessi atlantici. Così, poco prima di scomparire, padre Paolo descriveva al TG1 il conflitto in Siria, quel paese del quale si sentiva cittadino, che aveva scelto da giovane gesuita dopo aver scoperto il monastero di Marmusa incastonato nelle rocce del deserto siriano. Qui fondò la sua comunità, luogo di incontro e di dialogo tra credenti cristiani e musulmani, quel dialogo che per Abuna Paolo era l'unico strumento per la soluzione del conflitto siriano. Ecco, ce lo ha ricordato Maria Gianniti, l'uomo del dialogo. 7 anni fa a Raqqa in Siria veniva rapito il padre gesuita Paolo Dall'Oglio. Un sequestro, un caso ancora aperto che non si può dimenticare, così come non si possono dimenticare i quasi 100.000 scomparsi in Siria durante questi lunghi anni di guerra. E Alessandro, noi oggi parliamo proprio di questo, ne parliamo con Riccardo Cristiano, giornalista e scrittore, fondatore dell'associazione Giornalisti Amici di Padre Dall'Oglio, e con il medico Giovanni Dall'Oglio, fratello di padre Paolo, e con l'inviata del Corriere della Sera Viviana Mazza. E allora iniziamo subito da Riccardo Cristiano, buongiorno, benvenuto. Che cosa possiamo fare per continuare a cercare la verità sul sequestro di padre Dall'Oglio? Io credo che possiamo fare più di quanto pensiamo normalmente, anche perché quello che noi sappiamo è molto poco, però sappiamo che Paolo è stato sequestrato, è stato rapito a Raqqa e che si trovava alla ricerca di un contatto per chiedere la liberazione di alcuni sequestrati nel quartier generale dell'ISIS in quella città. Ora, proprio recentemente, in questi mesi, le truppe della coalizione guidata dai curdi che controllano Raqqa sono finalmente arrivate alle fosse comuni dell'ISIS. Allora, se noi non riusciamo a ricostruire la storia, ricostruendo l'identità di queste vittime dell'ISIS, non solo potremmo verificare se lì c'è padre Paolo Dall'Oglio e quindi risolvere in un modo o nell'altro la questione della sua permanenza in vita o della sua morte, ma anche dare un grande contributo alla soluzione di questa tragedia, che non è soltanto la tragedia di Paolo, ma è la tragedia di migliaia di persone e di migliaia di famiglie che hanno un loro caro vittima dell'ISIS, che sanno che lì ci sono delle fosse comuni sulle quali ancora non si è agito. E credo che sarebbe molto importante per tutti. Per Paolo aiuterebbe a capire se fosse stato ucciso lì o no. E inoltre a questo potremmo aggiungere delle richieste di notizie da persone che noi sappiamo pressoché per certo che sono state coinvolte nella guida dell'ISIS a Raqqa e che sono in vita a Raqqa in mano alle autorità locali. Lo ha appurato proprio la vostra testata, il TG1. Allora, verificare, capire, sapere se queste persone sono state ascoltate e se hanno modo di dire qualcosa al riguardo, a mio avviso sarebbe molto importante. Esatto, Cristiano, perché ci sono voci ancora da ascoltare. Comunque quello che dicevi è un fatto. Padre Dall'Oglio era una di quelle persone che più di altre aveva molti amici e per questo molti nemici. Nella follia che si è creata con l'ISIS, con le contrapposizioni in Siria, chi dialogava aveva molti nemici.
Sì, certamente. Io credo che la sua storia lo testimoni. La storia di Paolo è la storia del popolo siriano. Lui viene espulso dalla Siria dal regime di Bashar al-Assad, come sono stati espulsi dalla Siria milioni di siriani dal regime di Bashar al-Assad. E poi è stato sequestrato dall'ISIS, come sono stati torturati e seviziati dall'ISIS migliaia di siriani. Centinaia di migliaia di musulmani sono state vittime di questa follia. Quindi chi erano i nemici di Paolo? I nemici di Paolo erano i fondamentalisti, quegli opposti estremismi che si sono impossessati di una rivoluzione democratica e non violenta per piegarla ai loro fini. Grazie Riccardo Cristiano. Grazie. Allora, dottor Giovanni Dall'Oglio, lei è un cardiologo che attualmente lavora nel nord dell'Uganda. Voi come familiari oggi che cosa chiedete per la verità su padre Paolo e anche sui 100.000 scomparsi in Siria? Sì, buongiorno, grazie di avermi invitato. Per noi questo è il settimo anniversario, questo triste anniversario del rapimento di nostro fratello. Come ha detto perfettamente Riccardo, ci sono ancora tante domande che aspettano una risposta. Noi confidiamo ancora che queste risposte possano arrivare. Ovviamente ci vuole c'è un problema di audio, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Prego, se può proseguire. Aspettiamo qualche secondo. Allora, se non è pronto il collegamento, vedo invece pronta la collega, forse possiamo andare a sentire proprio... Sì, Viviana Mazza. Allora, ci rivolgiamo a te, Viviana. Il caso Dall'Oglio in questi 7 anni è stato anche insomma, l'occasione per rafforzare il dialogo tra cristiani e musulmani. Oggi alle 11 è prevista una conferenza stampa alla Federazione Nazionale della Stampa. Tu ieri sul Corriere della Sera hai presentato un docufilm proprio per ricordare padre Paolo e i 100.000 scomparsi in questi 9 anni di guerra in Siria. Secondo te che cosa rappresenta oggi per il mondo questa la testimonianza di padre Dall'Oglio? Padre Dall'Oglio, come avete detto benissimo prima, è uno di 100.000 scomparsi. La famiglia Giovanni e anche Immacolata, che ha concesso un'intervista al Corriere della Sera nei giorni scorsi, sottolineano proprio questo, che Paolo adesso si trova nello stesso destino delle persone con cui è voluto restare. In questo documentario Aiuni, che è visibile online on demand sul sito La Compagnia, in pratica noi vediamo alcuni momenti della sua vita che ci ricordano esattamente il suo ruolo in Siria. In questi momenti lo vediamo parlare con i genitori, per esempio, dei ragazzi che erano andati in piazza a protestare. Non tutti erano d'accordo, molti avevano paura e lui li ascoltava. E una frase lo colpiva, e cioè che dicevano: la piazza è entrata dentro le case, i nostri giovani sono su internet, vedono il resto del mondo, vedono le altre proteste nel paese e non riusciamo a controllarli. Alcuni avevano paura delle conseguenze. Paolo dice una frase che secondo me è molto significativa: noi dobbiamo imparare come si fa a trasmettere i valori del passato senza togliere la libertà. Perché la libertà era al centro, secondo me, della sua riflessione tra religione e anche politica, considerazioni, diciamo, della società e conoscenze della società. Ecco, non so se siamo in grado di ripristinare il collegamento con Giovanni Dall'Oglio, con il fratello. Sì, infatti, regia, non sappiamo se è pronto il collegamento, se è caduto, perché ci piacerebbe concludere. Io lo vedo. E allora ci stava dicendo... Sì, avevamo chiesto, insomma, come familiari, che cosa chiedete oggi per la verità su padre Paolo e anche su tutti gli altri scomparsi in Siria. Sì, appunto, mi dispiace di aver interrotto la mia comunicazione. Oggi ci sarà appunto questa conferenza stampa
nella quale ci sono delle domande alle quali vorremmo dare una risposta, vorremmo che ci fosse data una risposta, ma come cercavo di dire prima, per noi è sempre l'occasione di tenere alta l'attenzione sul dramma della Siria e quindi confidiamo che queste risposte, per, non solo per noi, ma tutti gli scomparsi della Siria, ci sia la volontà di andarle a cercare. Giovanni Dall'Oglio, una battuta gliela devo chiedere. Oggi come ricorda suo fratello? Se potesse parlargli dopo 7 anni, cosa gli direbbe? Io ho avuto la fortuna di seguire la missione di mio fratello fin da quando eravamo ragazzi, crescevamo insieme. Lui ha creduto fermamente in tutto quello che ha fatto, è stata per lui una grande passione, una grande chiamata a dare tutto se stesso. Per cui io so per certo che tutto quello che ha fatto l'ha fatto perché è stato illuminato e non si è mai tirato indietro. Quindi io sono fiero davvero di avere un fratello così. Grazie, grazie, grazie davvero. E Alessandro, insomma, la testimonianza e comunque l'opera di Padre Dall'Oglio va avanti, perché Padre Dall'Oglio ha sempre comunque creduto e portato avanti il dialogo interreligioso, lo dicevamo prima, proprio come condivisione della profondità di un'esperienza di fede. Quindi un messaggio davvero che va oltre il tempo, che è universale e ci piace ricordarlo.